Allora, ho una doppia presentazione da farvi. Intanto, questo è il primo di una nuova serie di seminari che sono collegati con l'infrastruttura di ricerca STAR all'Università della Calabria. Questa infrastruttura di ricerca è ancora in realizzazione, anzi in questo momento è in upgrade, dovrebbe essere completata in 2 anni, ma è già parzialmente operativa. Si tratta di una infrastruttura di ricerca in cui con una metodologia innovativa vengono prodotti raggi X di altissima qualità, per cui abbiamo delle collaborazioni proprio con i centri di ricerca che operano nell'imaging, per esempio col Sincrotrone Trieste, ma anche con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Dei rapporti molto stretti che vogliamo ovviamente utilizzare proprio per rendere, diciamo, questo luogo e questa infrastruttura un sistema aperto alla ricerca, non solo locale, ma anche nazionale e internazionale. D'altronde, questa infrastruttura è concepita come una facility, cioè che nel nostro gergo vuol dire che possono venire ricercatori da altre parti, diciamo, ed utilizzare appunto le facility, quindi la strumentazione, i laboratori che sono presenti in loco. È un grossissimo progetto e per chi è scettico vi dirò che fa parte dell'elenco delle 18 infrastrutture di ricerca considerate strategiche a livello nazionale. Ora che questa cosa sia in Calabria può anche essere incredibile, però è successa. Abbiamo una grande responsabilità nel dover completare questo lavoro, ma questo lavoro non è solo fisico, non si tratta solo di mettere sulla struttura. Si tratta di rafforzare il sistema di relazioni, di creare un ambiente culturale vivace e quindi iniziare il primo seminario, diciamo, con un intervento di Manuela Cirilli per noi è veramente importantissimo, diciamo, perché ci apriamo già con un respiro molto molto ampio. Manuela è responsabile delle applicazioni mediche del Knowledge Transfer Group del CERN. Il CERN è questo grandissimo centro di ricerca in cui si studiano, per esempio, le particelle, le alte energie che conoscete di sicuro, almeno per sentito dire. Manuela si è laureata nel 1995 in fisica delle particelle elementari presso l'Università degli Studi La Sapienza a Roma, con una tesi meccanismo di adroproduzione di particelle combiuti. Che poi beauty sta per bellezza, quindi voglio dire, era in tema la cosa, va benissimo. Dal 1997 al 1999 ha seguito il corso di perfezionamento in fisica delle particelle elementari presso la classe di scienza della Scuola Normale Superiore di Pisa. Allo stesso periodo comincia la collaborazione con il CERN nell'ambito di importanti esperimenti. E in tale periodo ha lavorato sia alla parte hardware di questi esperimenti, cioè i rivelatori di particelle, che all'analisi dei dati. Dal 2001 prende parte allo sviluppo di ATLAS, che peraltro è un progetto che ha avuto una forte collaborazione proprio da parte dei ricercatori, di alcuni ricercatori del Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, quindi c'è un legame che non nasce oggi, diciamo, un legame storicizzato, collaborando alla costruzione e messa a punto dei rivelatori per muoni e ricoprendo vari incarichi di responsabilità, in particolare nell'ambito dello sviluppo e progettazione di database e nel controllo della qualità dei dati. Nel 2009 ha conseguito un master in comunicazione e giornalismo scientifico presso l'Università degli Studi di Ferrara. E guardate che avere dei buoni comunicatori di scienza, l'abbiamo visto con questa pandemia, è cosa fondamentale e purtroppo mancante nel nostro panorama culturale generale. Non ne abbiamo abbastanza e non ne abbiamo di sufficiente qualità. Dal marzo 2010 è stata coordinatrice tecnica di Envision, un progetto europeo per sviluppare nuove tecnologie di medical imaging nella terapia adronica dei tumori. Infine è passata al Knowledge Transfer Group del CERN, dove è responsabile delle applicazioni mediche e coautrice di oltre 320 pubblicazioni peer-reviewed, okay, cioè con la revisione, diciamo, da parte degli esperti, tra cui l'articolo sulla scoperta del bosone di Higgs da parte
della collaborazione Atlas. Quindi ora cederei la parola a Manuela, ringraziandola ancora per essere qui con noi. Grazie Riccardo dell'invito. Purtroppo per voi non vi parlerò della mia passione per le decappottabili che continua nonostante non sia più giovane né ricercatrice e per la quale ho sbagliato clima probabilmente. Visto che hai citato anche diciamo, la relazione stretta con Atlas, e il Dipartimento di Cosenza, nel frattempo sto cercando di passare il test informatico e spero che vediate le mie slide. Ho visto Si prima vedono, sì, passare, tranquilli. perfetto, grazie. Ho visto prima passare il nome di Evelyn Meoni fra le persone che sono presenti al seminario, quindi saluto Evelyn con cui ne abbiamo passate tante sui rivelatori appunto di Atlas e oggi vi racconto un po' di, diciamo anche del lavoro che faccio tutti i giorni e più in generale di come si passa dalle tecnologie del CERN alle applicazioni nel mondo della medicina, della ricerca medica. In generale. Mi scuso subito per gli inglesismi che mi scapperanno, io ci tengo molto normalmente a parlare la mia lingua natia, però diciamo, è difficile ogni tanto farlo. E poi ovviamente Riccardo e gli altri, se sforassi nel tempo, fatemi un segnale di allarme, perché quando comincio a parlare delle cose che mi piacciono mi posso lasciare trasportare un pochino. Dunque, il CERN, o CERN, visto che è un acronimo, quindi possiamo benissimo pronunciarlo in italiano, è, come ha detto Riccardo, un laboratorio di ricerca di base in fisica delle particelle, cioè la missione fondamentale del CERN è studiare di cosa è composta la materia e quali sono, diciamo, i mattoni fondamentali della materia che ci circonda. E noi andiamo a dire che questa missione si articola lungo quattro grandi assi. Uno che è quello proprio diciamo, dello spingere le frontiere della conoscenza sempre, diciamo, noi chiamiamo indietro in qualche modo perché stiamo cercando di andare in qualche maniera indietro nel tempo, no? Conoscere le condizioni che esistevano pochi istanti dopo il Big Bang. C'è una missione che è quella di formazione degli scienziati e degli ingegneri del domani. Non siamo un'università, quindi non rilasciamo dottorati, ma tramite i lavori che vengono fatti in collaborazione con vari istituti di ricerca, sia in fisica che in altre materie scientifiche come l'ingegneria, per esempio, o il computing, ci sono migliaia di dottorandi ogni anno che lavorano su dati del CERN o al CERN. C'è una missione, diciamo, che è insita nella formazione del CERN, che è quella di unire i popoli di differenti culture e paesi. E questo è proprio nato, diciamo, dal concetto iniziale del CERN, così come l'aveva immaginato Louis de Broglie, pensando a un luogo in cui si potesse fare ricerca al di là delle frontiere nazionali e ovviamente in un contesto particolare che era quello del post-Seconda Guerra Mondiale. E poi c'è un asse che è quello dello sviluppo delle nuove tecnologie, perché le nostre ambizioni scientifiche tipicamente non sono realizzabili semplicemente comprando le componenti su un catalogo, ma per la maggior parte bisogna sviluppare le tecnologie necessarie per realizzare i nostri acceleratori, rivelatori e anche per tutte quelle che sono le infrastrutture e il computing che servono per analizzare queste enormi quantità di dati prodotti. Questa è un po', diciamo, la scatola degli attrezzi, come vogliamo chiamarla, di qualunque fisico delle particelle, questi tre grandi pilastri tecnologici, e dietro questi tre grandi pilastri ci sono una quantità di competenze e conoscenze, per questo il gruppo di cui faccio parte si chiama Trasferimento delle conoscenze, una volta si chiamava semplicemente Trasferimento di tecnologie, ma in realtà c'è molto di più che il singolo sviluppo delle tecnologie dietro a quello che facciamo e ci sono tantissime di queste competenze che diciamo, raggiungono dei livelli di conoscenze estremamente alti. E ogni tanto succede, e come succede anche una delle parti interessanti del mio seminario, che queste competenze o tecnologie trovino una loro via nella società e diciamo vengano usate al di là dell'uso che se ne fa nei laboratori di ricerca e in questo caso del CERN. Il web lo conoscete tutti, lo sappiamo bene, è stato il più grande diciamo, impatto forse diciamo, sulla società moderna che viene da un laboratorio di ricerca, ma ce ne sono tantissimi altri e in particolare la medicina e la fisica
hanno una lunga storia, diciamo, dietro di loro. Infatti, il campo delle scienze mediche e biomediche rimane uno dei nostri campi di applicazione, diciamo, preferiti, nel senso che ci sono tantissime attività, e poi ci sono altri campi di cui non vi parlerò oggi, ma se siete curiosi potete andare a vedere sul nostro sito, per esempio, del Knowledge Transfer. Sono le applicazioni nell'aerospaziale, in tutto quello che sono i beni culturali, per esempio, l'ambiente, che ovviamente è una delle attività più interessanti in questo momento, anche in vista della ricaduta sulla società. Per la medicina, dicevo, c'è un lungo rapporto fra la medicina moderna e la fisica. Ora non mi lancio nella discussione filosofica di quanta fisica ci fosse anche dietro alla fisiologia, eccetera, ma diciamo, se parliamo di fisica nucleare, subnucleare e medicina moderna, diciamo, si comincia dalla scoperta di raggi X con Röntgen alla fine dell'Ottocento. E al giorno d'oggi gli acceleratori di particelle sono uno strumento indispensabile per la medicina in campi che vanno dalla radioterapia alla produzione, per esempio, di radioisotopi, sia per la diagnostica per immagini che ancora una volta per la terapia. E questa importanza, diciamo, delle applicazioni mediche al CERN, che è anche un po' storica, come vi racconterò, è formalizzata in una nostra strategia che si applica al trasferimento tecnologico per le applicazioni mediche e biomediche. Il gruppo del trasferimento di conoscenze del CERN ha come missione di massimizzare questo trasferimento di tecnologie e il ritorno sulla società, se volete, delle tecnologie sviluppate al CERN, in particolare attraverso l'industria degli Stati membri. E questo è anche un buon modo, ovviamente, per promuovere l'immagine sia del CERN che della ricerca di base in generale, e sia come centri di eccellenza per la tecnologia, ma anche per dimostrare l'importanza e l'impatto degli investimenti in ricerca fondamentale. Questo è un tema che mi è molto caro e in cui torneremo proprio in conclusione del seminario. E prima di andare avanti, un disclaimer. Prima cosa è che il materiale che vi presenterò, a parte, diciamo, le parti relative all'attività del trasferimento tecnologico, vengono tutti dagli scienziati, ricercatori, gli ingegneri che lavorano a questi progetti. Non siamo noi, il trasferimento tecnologico, che le realizziamo, le tecnologie le portiamo avanti, noi aiutiamo e supportiamo queste attività, ed è un grandissimo privilegio per tutti noi di accompagnarli in questa avventura. E l'altro disclaimer è che, nonostante il mio passato sia da fisica, tutto quello che io vi racconterò, vi darò una panoramica, diciamo, dell'attività. Ho anche scelto di farvi vedere più cose, piuttosto che magari focalizzarmi solo su qualcuna, anche per darvi un'idea di attività che forse sono meno conosciute rispetto ad alcune molto grosse come l'adroterapia, eccetera. E poi, se avete curiosità tecniche, vi rimanderò ovviamente agli esperti, o magari vi vengono idee per altri seminari, o perché no, per delle collaborazioni. Vi ho detto che le applicazioni mediche al CERN sono attività che sono partite tanto tempo fa, e in effetti già negli anni 70 CHARPAC, che nel 68 aveva sviluppato la sua camera proporzionale multifili, aveva già cominciato ad applicarla alla diagnostica per immagini. E quello che è bello, che forse è meno noto, è che la camera di CHARPAC, che è l'invenzione per cui lui poi prese il premio Nobel, è ancora usata oggi nella diagnostica per immagini, e lui ha fondato varie ditte, perché aveva già questa mentalità imprenditoriale, se volete, di come trasferire nella realtà le tecnologie fuori dal laboratorio. Negli stessi anni, un pochino più tardi, verso la fine degli anni 70, è cominciato il lavoro al CERN sulla PET, sulla tomografia per emissione di positroni. E qua vedete David Townsend e Alan Jevons, due scienziati del CERN, che prendono la prima immagine in vivo di un topolino al CERN
con una camera che è un'evoluzione, se volete, della camera di Charpak. E quella che vedete sulla destra è questa prima immagine che ai nostri occhi, che ormai siamo abituati a delle immagini, diciamo, di tutt'altro livello, sembra, fa quasi sorridere, no? È un po' naïf come immagine, ma in realtà è stata una pietra miliare, diciamo, della diagnostica per immagini all'epoca. E Jevons e Townsend hanno contribuito anche, per esempio, alla parte algoritmica in collaborazione con l'ospedale cantonale di Ginevra sulle attività che erano all'inizio, veramente l'inizio dell'attività PET nel mondo. Da queste immagini degli anni 70 passiamo alla qualità di immagine, non PET in questo caso, questo è uno scan CT a raggi X a colori ed è la prima immagine di questo tipo di arti umane, in questo caso un polso, che è stata realizzata dalla ditta che si chiama Mars Bioimaging usando la tecnologia MediPix3 sviluppata al CERN. Quindi vedete un salto di qualità notevole. E quello che c'è dietro MediPix e il motivo per cui diciamo, ci spendo un po' di tempo su questo esempio è che è veramente un caso emblematico di come un'attività che è nata per soddisfare i bisogni della fisica delle particelle, cioè realizzare dei rivelatori estremamente precisi che potessero contare i singoli fotoni, ha poi dato origine a tantissime applicazioni, di cui io vi parlo un po' di quelle nel campo medico, ma ce ne sono tante in altri campi. E MediPix è una famiglia, in realtà non è un solo chip, è quello che si chiamano rivelatori a pixel ibridi. Questa cosa vuol dire che il sensore a semiconduttore e il chip di readout sono sviluppati separatamente e poi sono bump bonded insieme. E questo vi dà un'enorme flessibilità nello scegliere, diciamo, il rivelatore che ci mettete. Dall'inizio, dagli anni 90, in cui è nata la prima collaborazione MediPix, ce ne sono quattro che si sono formate con diciamo, collaborazioni un po' diverse e con scopi e sviluppi leggermente diversi. Questo vi spiega il principio appunto dei rivelatori a silicio ibridi, in cui vedete che le particelle passano attraverso il sensore e poi c'è il readout bump bonded sotto. E diciamo, uno dei vantaggi di questo tipo di tecnologia è che vi permette di avere una rivelazione che è noise free fino a che voi settate la soglia, diciamo, sopra il livello di rumore del canale. E il sistema vi misura, per esempio, l'energia, vi può dare il time over threshold, il time over arrival e tutte queste quantità, e può anche permettervi, nelle versioni più avanzate, di settare delle soglie diverse a seconda delle energie dei vari fotoni. E questo vi permette di fare quello che si chiama la CT spettrale, tomografia computerizzata spettrale o a colori. E vi faccio vedere con un esempio semplice ma estremamente intuitivo che mi piace sempre molto. Se voi, diciamo, e questo lo potete fare online nello stesso chip, mettete delle soglie diverse per i fotoni a varie energie e poi ognuna di queste tre bande di energia assegnate un colore, voi vedete già che le immagini sono diverse perché ovviamente la penetrazione dei fotoni è diversa a ciascuna di queste energie e se poi gli date un colore e le mettete tutte insieme avete un'immagine a colori il cui vantaggio non è tanto il fatto che sia a colori e quindi anche magari più gradevole, ma che vi dà molta più informazione di quella che avreste dalla semplice immagine in bianco e nero, perché ovviamente in bianco e nero voi quello che fate è vedere solo quanti fotoni sono passati attraverso un certo materiale, ma invece certi materiali possono avere una stessa densità ma una struttura interna diversa e quindi fanno passare diverse frazioni di fotoni alle varie energie. E queste, per esempio, sono alcune delle immagini, non resisto a farvene vedere una carrellata perché sono molto belle, prese da Mars Bioimaging, di vari, per esempio, questi sono degli impianti di titanio nell'osso. Questa è l'immagine di un topolino presa con uno scanner per animali, in cui
Quello che potete vedere qua c'è stato un taglio in cui si toglie una parte dell'acqua per visualizzare meglio gli organi interni. Quello che si vede, si vedono non solo gli organi, ma si può vedere dove sono stati depositati i mezzi di contrasto che vengono usati tipicamente in tomografia computerizzata, e quindi siete in grado di rivelare precisamente dove un certo mezzo di contrasto si accumula. E questo in medicina vi dà un'informazione che è quella che si chiama funzionale, cioè non vi dà solo una qualità di immagine, ma vi dice anche che in quel punto lì c'è un'attività metabolica diversa e che ovviamente la potete rivelare grazie a un certo mezzo di contrasto, per esempio. Questo è un altro esempio dello scanner per arti umani, in cui vedete tipicamente questi sono degli impianti che vengono realizzati per, diciamo, in caso di fratture, e potete vedere benissimo che c'è la distinzione fra diciamo, i vari materiali che vengono usati. E si può fare anche diciamo, andare a vedere l'accumulazione di batteri in certe parti, e anche questo è per esempio una placca di grasso, deposito di grasso in un'arteria, che potete mettere in luce con questa stessa tecnologia. A me piace molto, non è a colori, ma vi dà un'idea della precisione. Se voi guardate la scala, che è dell'ordine, questo è un millimetro. Questo è un esempio di istologia realizzata con un rivelatore che si chiama WhitePix, che usa sempre uno dei sensori MediPix all'interno, e vi fa vedere con che precisione riuscite a ricostruire l'immagine. Una ditta che si chiama Advacam ha realizzato una versione miniaturizzata di una camera che si chiama MiniPix, e la vedete qui la dimensione rispetto a una penna, quindi è veramente molto molto piccola. E il vantaggio che ha è che con questa dimensione piccola riesce a fare, diciamo, a vedere gli spettri di varie sorgenti gamma contemporaneamente. Quindi voi potete fare una camera Compton, ma con un solo strato, un solo layer, con questo MiniPix. Se voi la vedete durante, per esempio, come la camera vede lo spettro delle tre sorgenti nelle varie bande, diciamo, di energia dei fotoni, vedete che le prende tutte quante, e alla fine voi avete un'immagine composita in cui le vedete tutte insieme. E una delle applicazioni a cui stanno pensando è per esempio per il monitoraggio e la diagnosi del tumore alla tiroide, in cui tipicamente uno ha bisogno di una certa risoluzione anche per tenere sotto controllo la terapia che viene effettuata. Questa è un'applicazione più vicina alla fisica, che mi porta anche a introdurre il prossimo argomento, che è un uso del chip TimePix per visualizzare inline le immagini di vari fasci di adroterapia, quindi protoni e ioni carbonio di differenti energie. L'adroterapia probabilmente la conoscete, perché è molto cara ai fisici in generale, perché si basa su un principio di fisica che è legato al picco di Bragg. Protoni e ioni depositano la loro energia in un picco, diciamo, sine corsa, mentre i raggi X attraversano tutto il materiale che hanno davanti, rilasciando energia piano piano. Nella terapia dei tumori questo si traduce nel fatto che i raggi X danneggiano un po' il tessuto sia prima che dopo il tumore, e normalmente questo viene risolto facendo un incrocio di differenti raggi da varie direzioni, in modo che avete un massimo di deposito di energia, quindi di danneggiamento nel tumore, e poco nelle altre parti. Con protoni e ioni, in linea di principio, voi potete depositare l'energia dove serve e averne molto poca nel tessuto circostante, il che porta a ridurre gli effetti collaterali. Negli anni 90 ci fu uno studio a cui il CERN ha partecipato, è stato ospitato al CERN, si chiama PIMS, Proton Ion Medical Machine Study. Questo studio, diciamo, successivamente migliorato dalla Fondazione Tera di Ugo Amaldi e poi con il contributo degli NSN, è alla base del centro che si chiama CNAO, che è a Pavia, che è uno dei quattro centri europei che trattano tumori con protoni e ioni carbonio, e anche successivamente di Medostron vicino a Vienna. E diciamo,
Ai nostri giorni ci stiamo di nuovo focalizzando sulla terapia adronica con ioni carbonio. Perché? Perché i protoni sono, diciamo, disponibili in maniera commerciale, abbastanza facilmente. Potete comprare sistemi di varie dimensioni, da, più rivenditori, mentre i centri di terapia con ioni carbonio sono ancora pochi e sono, per la maggior parte, fatti su misura. E non c'è ancora una tecnologia, diciamo, che abbia un costo ragionevole perché l'industria, se ne interessi e la diffonda. Nel 2018, diciamo, a seguito di un workshop che abbiamo fatto per raccogliere un po', diciamo, l'input della comunità scientifica, si è proprio deciso di focalizzarsi su delle tecnologie legate strettamente, se volete, alle competenze di base del CERN, principalmente in acceleratori magneti, e sviluppare, diciamo, le attività secondo quattro grandi linee: una, quella dello sviluppo di magneti superconduttori, perché è la superconduttività che permetterà probabilmente un certo salto, diciamo, tecnologico nella dimensione di queste installazioni. Una linea a parte che è quella dello sviluppo di LINAC ad alta frequenza, perché c'è una linea di sviluppo per usare invece che sincrotroni o ciclotroni come sono usati dall'industria per esempio, di usare gli acceleratori lineari per l'adroterapia. Le Gantries sono delle strutture magnetiche che portano il fascio, diciamo, a diverse direzioni sul paziente. Qui vedete in foto il centro di Heidelberg, che è il centro europeo in cui c'è stata la prima gantry rotante a 360 gradi. È un oggetto che pesa 600 tonnellate, dell'ordine, se non mi ricordo male, di 15 qualcosa metri di dimensione, quindi, diciamo, un oggetto che bisognerebbe ridurre in dimensione e complessità per fare, diciamo, per attività future. E il disegno in sé del sincrotrone per migliorarlo. E questo è, diciamo, sono varie linee di attività del CERN che vengono fatte in collaborazione con varie comunità, incluso in Italia, per esempio, naturalmente l'INFN e il CNAO, che sono grandi attori, diciamo, in questo panorama dell'adroterapia. E al momento si stanno guardando tre alternative possibili: uno che sia di partire da un sincrotrone, diciamo, con magneti normali, caldi, ma migliorarlo, un sincrotrone invece migliorato e superconduttore e l'acceleratore lineare di cui vi parlavo. C'è una collaborazione con quello che si chiama SEEST, che è il Southeast European International Institute for Sustainable Technology, è un'organizzazione no profit nata nei Balcani per cercare di spingere la realizzazione di un'installazione di terapia e ricerca, perché nonostante il fatto che l'adroterapia sia in giro da tanto tempo, c'è ancora un enorme bisogno di trial clinici che dimostrino la superiorità e in quali casi è superiore e consigliata, diciamo, rispetto alla radioterapia classica, dato anche il costo delle installazioni. E queste sono alcune delle attività che si stanno svolgendo in questo momento, in cui voi vedete qui l'idea, questo è diciamo, il layout, la struttura di CNAO, questa è quella di Medostron, e quindi queste sono le dimensioni di un acceleratore superconduttore, un sincrotrone, così come ce lo immaginiamo, diciamo, per cui uno sta sviluppando le tecnologie, basate in parte su un design originato sempre dalla Fondazione Terra di Amaldi. L'opzione dell'INAC è una strada, se volete, a parte, che il CERN aveva già seguito, diciamo, per i protoni, perché per uno dei nostri acceleratori, che si chiama il LINAC4, abbiamo sviluppato una cavità a radiofrequenza, ad alta frequenza, che viene usata adesso, è stata, diciamo, data in licenza a una ditta che vorrebbe produrre il primo LINAC clinico per trattare con protonterapia i pazienti. Per passare agli ioni carbonio occorrono, diciamo, tre componenti fondamentali. Uno sono le sorgenti, un altro il preiniettore e poi anche che abbia diciamo, un disegno, uno schematico che sia facile da inserire negli ospedali, perché ovviamente il LINAC di suo è molto lungo e molto stretto. Se voi immaginate un centro ospedaliero, particolarmente magari in città, non è facile pensare di infilarci un oggetto del genere. Quindi si sta lavorando allo sviluppo di una sorgente
dedicata, una IBIS, una sorgente ioni electron beam, con dei buoni risultati iniziali che adesso quest'anno dovremo vedere come diciamo andare avanti e come connetterla al resto della parte diciamo a bassa energia, e una cavità radiofrequenza che è, diciamo, si basa sull'esperienza accumulata proprio per la costruzione di questa prima RSQ di cui vi parlavo per i protoni, cui qua vedete un modulo e non vi racconterò che questo è tutto in LINAC, ma ovviamente come vedete su 2 metri, quindi questo è uno dei 4 moduli che costituirebbero i 2 metri, si fa un'accelerazione di 5 MeV che è diciamo che è quella che serve per un'accelerazione iniziale, e poi c'è il resto dell'INAC e la ditta Avio Adam si sta occupando appunto della costruzione, sta effettuando la costruzione del primo LINAC basato su questa tecnologia. E qua giusto per curiosità e per gli esperti, per farvi vedere che una delle cose fondamentali è stata come sviluppare diciamo, la struttura interna di questa RSQ in una maniera completamente nuova che possa efficientemente trasportare gli ioni carbonio, e si è lavorato a una struttura che sia diciamo ottimizzata per entrare in una facility, in un'installazione ospedaliera, e quindi con quello che chiamiamo un LINAC curvo in qualche modo. Abbiamo anche 2 lavori in corso sulle gantry, o meglio 2 proposte su cui abbiamo lavorato e stiamo cercando di capire come andare avanti. Una che è legata a un'idea di Tera, sempre la Fondazione Tera, con l'idea di attaccare la struttura della gantry, che è questa struttura magnetica che porta il fascio, come vedete qui sulla destra, sul paziente. Normalmente è una struttura rotante a 360 gradi, ma l'idea è perché non attaccarla al muro, eliminare in questo modo il grosso contrappeso, e poi diciamo, i 360 gradi si possono realizzare semplicemente invertendo il senso in cui va il lettino del paziente. E su questo diciamo, abbiamo fatto vari stadi e stiamo discutendo con CNAU ed Ostrone e INFN per vedere l'interesse. E poi c'è stata un'idea completamente nuova che nasce di nuovo dall'esperienza diciamo, al CERN in tutto quello che ha a che fare con i magneti, e l'idea era di realizzare un campo toroidale. Diciamo, siete stati coinvolti in Atlas, almeno parte di voi, quindi sapete di cosa parlo quando parlo di un toroide. L'idea era proprio di usarlo invece che per diciamo, piegare le particelle che escono a un punto di contatto per mandare il fascio di protoni o ioni carbonio dentro un magnete che le mandi poi in differenti direzioni e che vengano poi, diciamo, in questo modo focalizzate tutte sul paziente. Quindi l'idea, questi sono gli sketch originali dell'idea, anche per vedere come nasce proprio sul tavolo, che fasci, diciamo, di energia diversa che vi servono, diciamo, per raggiungere diverse profondità nel paziente, vengono tutti focalizzati sullo stesso punto da questo magnete, e sono stati fatti vari studi propagandati per protoni, per ioni, con più o meno diciamo, avvolgimenti dei magneti per dare diciamo, dei risultati diversi. E questo ovviamente comporta anche diciamo, è una cosa molto nuova perché non è una struttura tradizionale di gantry, quindi cercare di capire come inserirci tutto quello che ha a che fare con diciamo con una stanza clinica, quindi tutta quella diagnostica per immagini, eccetera, non è facile da immaginarsi, e sappiamo che questa è un'attività molto a lungo termine. E c'è un progetto finanziato da ATTRACT, che è un programma diciamo, legato alla Commissione europea, in collaborazione con l'INFN, in cui proprio l'INFN porta le sue competenze nell'immagine in vivo, cioè sul paziente del trattamento. Sempre legata all'adroterapia, perché è, come dicevo, un argomento diciamo, che ci sta molto a cuore, ci sono attività per prendere un rivelatore che si chiama GEM, quindi è un rivelatore a gas diciamo, con tecnologia CERN, unirlo a TimePix e usarlo per fare controllo qualità in adroterapia. Quindi sono stati realizzati i primi studi, questi sono gli studi dell'immagine del fascio al CNAO, in cui vedete che viene ricostruito tutto il fascio e anche il picco di Bragg e la coda di frammentazione. Il risultato è che serve una dimensione maggiore, diciamo, del rivelatore, serve un'area maggiore non solo delle gemme, ma anche
del readout, bisognerebbe arrivare a un'area dell'ordine di 20 per 20 centimetri quadri, e c'è un progetto che è iniziato sempre sotto questo progetto ATTRACT, che ora sta continuando, per sviluppare questo. E nel 2021 l'idea, se il Covid lo permette, è di fare delle misure particolarmente al CNAO. Ci sono anche cose nuove rispetto all'adroterapia, e una di queste è la terapia per elettroni di molta alta energia, very high energy electron therapy. Questa è una terapia che è stata proposta da tanto tempo, ma il problema è che mancano, diciamo, delle macchine compatte. Il gruppo dell'Ospedale Universitario di Losanna è all'avanguardia in questa terapia, anche nello sviluppo di quella che si chiama la modalità flash. Flash vuol dire mandare quello che viene chiamata in gergo clinico una ultra high dose rate, più di 100 gray per secondo, diciamo, e ci sono indicazioni, diciamo, per cui ancora non si conosce bene il meccanismo biologico sotto, per cui questo tipo di effetto flash consente, vedete a destra e a sinistra, terapia convenzionale comparata con terapia flash, consente di limitare o evitare del tutto, diciamo, gli effetti secondari legati all'irraggiamento. Sarebbe ovviamente molto bello da realizzare, e guarda caso, forse sapete che il CERN stava lavorando, uno dei progetti, diciamo, sotto studio per il futuro, è un acceleratore lineare per elettroni, e le richieste, diciamo, dalla fisica per le tecnologie necessarie per questo tipo di acceleratore sono estremamente simili a quelle che servono alla clinica per sviluppare una radioterapia flash con elettroni di molta alta energia. E per cui stiamo lavorando con SHUV per capire appunto come applicare queste tecnologie e realizzare una macchina, e anzi un'intera installazione, che possa effettuare questo trattamento. E a questo proposito, questo mi fa introdurre anche un discorso che può essere estremamente ampio, che è quello dell'utilità anche delle infrastrutture di ricerca, e che penso che a voi a STAR sia appunto una cosa interessante a sapere. Una parte di studi su questa, sull'effetto flash e sul very high energy electron therapy, ovviamente su cellule, ma anche studi, diciamo, di come è fatto il fascio, sono stati realizzati a CLIAR, che è una delle nostre infrastrutture di ricerca, perché c'è un tipo di fascio che è difficile trovare in altri posti. E quindi vedete che c'è stata una bella lista negli ultimi paio d'anni di pubblicazioni mediche, biomediche, di fisica medica, collegate a queste misure, che poi vanno a corroborare, diciamo, attività mediche future. Questa è un'attività di cui credo che si sia spesso sentito parlare, che è l'attività di sviluppo dei cristalli, diciamo, per rivelatori, in particolare per calorimetria, e che ha un impatto anche sull'imaging, in particolare la PET, perché i rivelatori a cristalli sono quelli che vengono usati dalla PET. E è una sorta di circolo virtuoso simile a quello che c'è per Medipix: si sviluppano cristalli per l'attività di fisica delle alte energie, questo porta allo sviluppo di rivelatori magari più veloci e spesso anche meno costosi, quindi diventano delle tecnologie che vengono prese dall'industria che produce i rivelatori PET. E anche dall'altra parte, lavorando su cristalli o sull'elettronica necessaria per i rivelatori per la PET, si fanno degli avanzamenti che poi possono essere utili e riemessi dentro la ricerca in fisica. E questi sono alcuni esempi di attività legate alla PET, realizzate nell'ambito della collaborazione Crystal Clear, in particolare con la partecipazione del gruppo CERN, che ha 35 anni di esperienza nello sviluppo di questi rivelatori e anche di prototipi, e che ha, diciamo, un laboratorio di punta anche per il test di questi cristalli.
Le infrastrutture di ricerca, questa è l'ultima di cui probabilmente vi parlerò in dettaglio e poi il resto ve lo passerò un po' in rassegna molto velocemente, altrimenti vi tengo fino alla cena, anche se so che al sud non si cena tanto presto. Un'infrastruttura di ricerca particolare è quella che si chiama MEDISIS, che è un'infrastruttura per la produzione di radioisotopi non convenzionali. E diciamo raccolti con il metodo della separazione di massa per applicazioni mediche. I radioisotopi sono un po' il carburante della medicina nucleare, vengono usati per la diagnostica per immagini, vengono usati per la terapia e al CERN forse sapete che da più di 50 anni c'è una facility che si chiama Isolde, che è dedicata alla produzione di radioisotopi per studi di fisica nucleare in generale e che in qualche caso anche prodotto isotopi per la ricerca medica. Ci sono un certo tipo di isotopi che sono accessibili solo in infrastrutture di questo tipo. E sono degli isotopi terbio, e, diciamo, queste classi di radioisotopi che sono estremamente interessanti per un'attività medica che si chiama teranostica, se c'è l'equivalente italiano del teranostics, vuol dire fare diagnostica per immagini e radioterapia allo stesso tempo. E uno dei modi in cui si può fare questo è con diversi radioisotopi di uno stesso elemento. Perché a seconda, qui vedete il terbio come esempio, a seconda dello spettro di emissione, questi radioisotopi possono essere usati per la PET, per terapia alfa, per la SPECT, eccetera. Il vantaggio di usare radioisotopi di uno stesso elemento è che poi al radioisotopo voi dovete attaccare una molecola che poi lo trasporti nel punto giusto del corpo umano e se il radioisotopo è dello stesso elemento potete fare praticamente usare lo stesso lavoro, pluggare dei radioisotopi diversi e usarli prima per l'imaging, poi per la terapia e viceversa. Ed è per questo che al CERN abbiamo realizzato MEDISIS, che è una sorta di parassita, se volete, di Isolde. Ci sono i protoni. Arrivano sul fascio per Isolde, una parte genera i radioisotopi, diciamo, per la ricerca di Isolde, un'altra parte passa attraverso il bersaglio senza subire danni, va su un secondo bersaglio dedicato a MEDISIS e questo bersaglio viene poi trasportato nel laboratorio di MEDISIS dove viene separato con questo metodo di separazione di massa. C'è una collaborazione che ovviamente comporta dei vari partner locali, anche perché diciamo, il trasporto di radioisotopi ovviamente è più semplice, ma che si allarga a coprire una buona parte dell'Europa e nel 2019 e 2020, nonostante il fatto che la catena di acceleratori del CERN fosse ferma, ha portato allo sviluppo diciamo, ha portato già a raccogliere vari radioisotopi per delle attività di ricerca anche medica e diciamo, basandosi sul contributo di altre installazioni in cui si può, come ILL per esempio Arronax, in cui viene irradiato il bersaglio viene trasportato a MEDISIS e poi lì vengono separati i radioisotopi. E ovviamente speriamo di aumentare questa attività con il ritorno del fascio al CERN oggi proprio alle 4, quindi 20 minuti fa, si ripartiva con un altro pezzetto, diciamo, della catena di acceleratori del CERN e c'è un progetto europeo che è appena partito ora il 1º maggio per collegare varie infrastrutture di ricerca che producono svariati radioisotopi. Qui vi faccio una carrellata velocissima proprio per raccontarvi varie cose, poi se siete interessati ci torniamo magari nelle domande. Abbiamo un progetto per esempio per sviluppare, usare dei tracciatori polarizzati per sviluppare sostanzialmente in simultanea MRI e SPECT. Quindi l'idea di manipolare, se volete, gli atomi come nell'MRI, ma fare una rivelazione che è simile a PET e SPECT. Ed è una cosa di cui è stata fatta la proof of principle pochi anni fa, diciamo, da un gruppo dell'Università di Virginia e stiamo provando adesso con un gruppo del CERN in collaborazione, in particolare con l'Università di Ginevra e altri, a realizzarla.
Le GEM di cui vi ho parlato prima si stanno sviluppando anche, anzi GEMPix con il lettore, con TimePix come unità di lettura, si sta cercando di sviluppare un rivelatore che possa essere il nuovo standard per la microdosimetria, quindi lo studio microscopico di come la radiazione interagisce con i tessuti. E questo è bellino vedere un po' IKEA, no? A sinistra vedete tutti i componenti messi in ordine sparso e qua vedete il rivelatore che si sta assemblando. TimePix è stato anche usato per misurare diciamo, l'impatto dei fotoni in una sala diciamo, ospedaliera in cui i chirurghi, chi fa interventi scusate, usando sorgenti radioattive esposte a radiazione, ed è una delle cose molto importanti è misurare quanto radiazione prendono in una giornata e dove è meglio misurarla, a che altezza, se all'occhio, la lente dell'occhio è diciamo, la misura gold in questo momento, e come vedete il risultato sono che sono diciamo, l'effetto dei fotoni e anche la composizione è molto diversa a seconda di dove la misurate. È stata fatta una mappatura di queste attività e diciamo che ha dato dell'input per attività future in questo campo. Uno sviluppo che è anche utile, in particolare per l'industria medica, è stato quello di uno spettrometro per radiazione gamma e altri tipi di radiazione che si stanno aggiungendo, che possa operare in alti campi magnetici. E questo naturalmente serve, per esempio, negli scanner MRI o PET MRI anche, ed è un bisogno che è nato proprio dagli alti campi magnetici a LHC al CERN. C'è stato anche uno sviluppo per un rivelatore che serve per monitorare la dose di radon accumulata. Forse sapete che il radon diciamo, è oggetto di grande attenzione dal punto di vista della salute in questo momento, perché si accumula negli edifici, eccetera, ed è importante monitorarli in continua. Questo concetto non solo è innovativo dal punto di vista di come viene valutata la dose, ma anche perché è connesso ovviamente a tutto un sistema cloud per riuscire a monitorare la qualità dell'aria e al tempo stesso diciamo agire sulla qualità dell'aria in contemporanea. E c'è stato un accordo con una spin-off del CERN che si chiama BIAQ, che sta cercando di portare questa tecnologia sul mercato. Ho parlato poco dell'attività di computing, ci sono tutte le attività legate ovviamente ai Monte Carlo, Giant 4 e Fluca, ma in particolare c'è molta attenzione adesso a tecnologie di computing che possono essere usate per altri tipi di simulazione. Questa è quella che si chiama Agent Based Simulation, è un trend che permette di simulare sistemi complessi, diciamo anche a grande velocità. Qui c'è una piattaforma che si chiama Biodynamo che è stata sviluppata partendo da un challenge, se volete, con studenti vari, in cui ha partecipato il gruppo del CERN Open Lab con altri, e da qui è nata questa collaborazione Biodynamo, in cui adesso diciamo, l'infrastruttura di simulazione la si sta usando per vari casi che vanno dalla simulazione dei tumori alla radioterapia, alla crescita delle cellule neuronali. Qui a sinistra sembra che stia succedendo pochino, ma vi assicuro che questo pochino è molto per i neuroscienziati e per la complessità che c'è dietro ognuno di quei rametti che vedete. Abbiamo avuto ovviamente, come tutti, attività legati al Covid, perché c'è stata una mobilitazione globale, abbiamo avuto una task force speciale e se volete ancora una volta nelle domande sarò contenta di rispondere un po' alle vostre curiosità se ne avete. E ci sono tanti altri progetti, molti diciamo in aree di intelligenza artificiale, calcolo distribuito, robotica, che sono partiti recentemente e che pensiamo che saranno estremamente interessanti in un prossimo futuro. Vi concludo con due parole sull'attività del trasferimento tecnologico, se ho ancora 5 minuti, se no poi Riccardo mi fa un segno e mi uccide. No, vai, qui. Benissimo. Sembra tutto un gran bel successo, no? Quindi uno dice che ci stai a fare tu con il gruppo del trasferimento tecnologico, no?
Le immagini che vedete qui risalgono al 1970 e sono le immagini dei primi schermi tattili, touchscreen. Quello che vedete alla destra, quelli che hanno la mia età, qualcosa gli dirà ai più giovani, perdonateci, ma prima del mouse ottico c'era la trackball. E questi sono due oggetti che sono stati sviluppati al CERN negli anni 70 per le necessità, diciamo, delle sale di controllo, ma nessuno ha pensato che potessero essere interessanti al di fuori delle nostre attività e quindi il mondo poi le ha sviluppate per conto loro. Però, diciamo, è in qualche modo un'opportunità persa per trasferire le nostre tecnologie e conoscenze fuori, ed è per questo che noi adesso abbiamo quello che ci piace chiamare un ecosistema di trasferimento di conoscenze, che comprende varie attività che non sono solo l'accompagnamento sulla proprietà intellettuale, ma anche, per esempio, lo sviluppo e il supporto a attività imprenditoriali, ma i network di collaborazione, qualche opportunità di finanziamento per colmare il gap fra le tecnologie che sviluppiamo e la società, e ovviamente una gran parte di attività su tutto quello che è open source. E per quello che è l'imprenditorialità, vi ricordo quello che ho detto all'inizio, che Charpak già negli anni 70 credeva molto nel fondare ditte che potessero portare avanti le tecnologie, e noi adesso abbiamo vari programmi per interessare gli imprenditori di domani al CERN e fuori alle tecnologie che vengono sviluppate al CERN. E questa è una foto, diciamo, al giorno d'oggi delle start-up e spin-off legate al CERN che usano tecnologia CERN, e abbiamo una rete di centri di incubazione, di cui una rete in Italia in collaborazione con gli NFN è stabilita in vari stati membri, diciamo secondo la domanda degli stati membri. E alla fine rimane la domanda fondamentale alla quale torno sempre: e qual è l'impatto sulla società, no, della fisica delle particelle, come lo si misura? E questa cosa è importante perché torna sempre. Questo è un pezzo di un briefing per l'ufficio, l'Assemblea Nazionale Francese, sull'importanza delle grandi infrastrutture di ricerca, che riporta ancora il web come un esempio delle cose che possono venire fuori da queste infrastrutture di ricerca. Quindi, come diceva Riccardo all'inizio, la comunicazione e parlare di queste cose è importante. E d'altra parte, a volte non è tanto facile mostrare l'impatto, perché è facile dire abbiamo collaborato direttamente a questa cosa, è molto più difficile misurare l'impatto distribuito. Questa è una slide che ho rubato a Luca Bottura, che è l'inventore di Gatoroid, perché mi piace molto, e che spiega che tutti i bisogni, diciamo, dei grandi acceleratori hanno spinto per il niobio titanio e poi per il niobio trestanio la produzione industriale, e questi sono dietro a delle attività diciamo estremamente importanti anche dal punto di vista industriale, che sono l'attività della risonanza magnetica e dell'NMR, medical imaging, dell'NMR in generale, medico e non solo. E chiaramente tutto questo impatto è difficile da tracciare. Però alla fine, diciamo, quello che ci tengo a dire è che tutto questo non ci deve far dimenticare da dove veniamo. A me piace sempre molto citare questo pamphlet del 39, di Abraham Flexner, che parla del fatto che alla fine c'è stata un'utilità dagli studi di Faraday. E quindi questo è molto bello, ma non suggerisco neanche per un momento che tutto quello che succede in laboratorio alla fine avrà veramente un uso pratico, né che tutto debba averlo. E quindi alla fine è sempre quello che mi piace ricordare: è una bella ciliegina sulla torta fare queste attività di trasferimento di conoscenze, ma diciamo non è per questo che facciamo il CERN o altre attività di ricerca di base. E con questo io sono arrivata alla fine della mia chiacchierata, che spero non sia stata troppo fuori dai tempi, e vi ringrazio ancora per l'attenzione, e sono qui per rispondere a tutte le domande di cui avete voglia.